Gianni Colascione dal Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, siamo all'ultima giornata e siamo in compagnia di Marco Maria Freddi, di un radicale di Parma, sì. E oltre praticamente al suo intervento che già hai fatto, se non sbaglio, ecco, volevo porre l'attenzione su una lettera che lui ha inviato insieme a tutti quanti i radicali di Parma, se non sbaglio, sì. Alla dirigenza radicale. Una lettera con una ampia premessa e anche qualche critica, poi alla fine diciamo scaturisce, cioè termina con una proposta vera e propria. Ecco, ne vogliamo parlare, ce la puoi sintetizzare? Sì. Dunque, premetto che cosa molto importante è che tutti i radicali a Parma si sono spesi veramente molto nella raccolta delle firme e fino all'ultimo abbiamo proprio fatto ciò che ritenevamo essere la nostra responsabilità. Per cui questa è assolutamente la premessa. È stato un momento di grande unione di tutti i radicali a Parma e questo per me è un punto veramente molto importante da sottolineare. Dopo la raccolta ci siamo trovati per discutere di tutto quello che era accaduto e questo è stato un momento di crescita per tutti e abbiamo tradotto da una parte il disagio, da una parte anche l'entusiasmo di ricominciare in un documento che crediamo sia veramente molto importante perché premette ciò che noi riteniamo veramente fondamentale, cioè il partito radicale nell'89 è diventato un partito transnazionale transpartito ed è da lì che bisogna ripartire, per cui non sottolineando le divisioni piuttosto che le differenze, ma trovare quello che accomuna l'agire di tutti i radicali, per cui fondamentale è ripartire dall'89 ed eventualmente riuscire a rispondere al disagio che tanti compagni hanno avuto in tutta Italia nell'occasione di quest'ultima raccolta firme e nella presentazione delle liste, trovando magari uno strumento che potesse in qualche modo condividere, far condividere un po' di più quelle che sono le scelte nazionali. E in fondo noi quello che abbiamo pensato è che dovendo ripartire dalla nostra storia che ripartiva dall'89 con la Costituzione internazionale fosse necessario convocare ciò che Marco Pannella più volte ha sottolineato, cioè un congresso del partito transnazionale Fronte Italiano che potesse discutere di una costituzione di una sorta di tribuna, noi l'abbiamo chiamata. Una tribuna che potesse in qualche modo essere uno strumento transnazionale, transpartitico, cioè aperto non soltanto ai radicali, ai movimenti, alle associazioni, ma anche a personalità esterne, piuttosto che ai partiti all'esterno, e che potesse diventare come un momento permanente di consultazione, un momento permanente di creazione di obiettivi e che credo che questo possa essere uno strumento assolutamente fondamentale per riuscire realmente a far, come dire, sentire i radicali più coinvolti in tutto ciò che accade attorno a noi. È uno strumento probabilmente complesso da costruire, ne siamo consapevoli, ma penso che possa essere veramente importante per rilanciare l'azione radicale in Italia e non solo ovviamente. E questo è lo scopo di questo documento. Bene, relativamente ai lavori di questo comitato, intanto volevo sapere se hai avuto un riscontro all'invio di questa tua, insomma, alla relazione di questa lettera, se qualcuno insomma ti aveva risposto e come. E poi un pochino volevo da te avere qualche considerazione sui lavori di questo comitato, che insomma peraltro qualche critica che è stata fatta si trova anche in questa lettera in cui si parla di scarsa interdipendenza con l'insieme dei militanti radicali da parte della dirigenza. Ecco, insomma, in questa tematica secondo te è stata ben trattata in questo comitato e a questa lettera avete avuto una certa risposta? Sì, direi di sì, le risposte sono state estremamente positive e sono molto felice che gli storici radicali hanno realmente risposto con grande entusiasmo e non solo loro, penso a Spadaccia, penso poi a tanti deputati, D'Elia e tanti altri, Emma Bonino ha letto con attenzione il documento, ma io credo che realmente sia necessario oggi nel 2013 riuscire a, come dire, trovare
momenti proprio di condivisione sia fondamentale. Oggi questa è la nostra realtà, esiste il canale web dove le informazioni arrivano talmente velocemente, dove tutti possono realmente molto facilmente poter condividere pensieri e quant'altro, per cui credo che questo sia fondamentale in modo tale da non sentirsi troppo isolati, no? Perché in realtà chi vive in periferia, non vive a Roma, non vive a Milano, a volte sente e patisce un po' questo momento di isolamento. Penso che sia fondamentale creare uno strumento di condivisione. Le nostre non sono mai critiche, critiche in senso negativo, noi crediamo che sia veramente molto importante costruire, per cui tutti i documenti nascono per voler trovare delle soluzioni. Ho ascoltato anche tante lamentele, assolutamente tutte con assoluta dignità, perché tutti devono trovare modo di sfogare le loro cose, e ahimè l'unico strumento che oggi ha a disposizione dei radicali è realmente il Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, per cui questo è un po' il contenitore dove tutti ci si trova a parlare di tutto. Ma per me è fondamentale che venga sottolineata l'importanza dell'opera di Marco Pannella, cioè spesso è posto al centro delle critiche di tutti perché probabilmente è il collettore finale di tutto il nostro mondo, ma in realtà non è in discussione né la leadership né tantomeno il lavoro che ha svolto e quello che sta tuttora vivendo con noi. Penso però che oggi si debba trovare uno strumento che possa realmente aiutare il lavoro di tutti noi. Questo è in fondo il sunto di quello che noi vogliamo sottolineare. Ho detto alla fine del mio intervento, per l'amore e il riconoscimento che io porto nei riguardi di Marco Pannella, che io l'ho sempre considerato un po' un artista. Ma come tutti gli artisti hanno il limite, tra virgolette, di tutti i creativi, fanno fatica a condividere a volte, è difficile poter criticare il quadro di un pittore, però credo che lui debba completare questo quadro e soltanto lui lo potrà fare, e per poterlo fare deve dare, secondo noi radicali di Parma, l'opportunità di poter condividere un po' di più, perché viviamo in un mondo che è talmente ricco di informazioni e di così facile possibilità di arrivare alle persone con tanta facilità, con tutti gli strumenti che esistono, che deve esserci un sistema per arrivare a coinvolgere più le persone. Tutto qua, per cui è un documento che vuole rilanciare la nostra azione al di là di quello che è il contenitore. Io faccio fatica a dividere, per me il mondo radicale è tutt'uno, estremamente ricco, la galassia è stata un'intuizione incredibile, la costruzione della galassia, così come l'intuizione dell'89, per cui credo che veramente si debba ripartire dalle basi per rilanciare l'azione radicale, e c'è veramente molto da fare. Ringraziamo Marco Maria Freddi, gli diamo appuntamento su liberi.tv. Grazie ancora. Grazie a voi, ragazzi.